Ciao ragazzi, sono sempre Ermanno di Nicola per AV Magazine e sono qui per presentarvi un nuovo tutorial di Fusion della Blackmagic Design. Mi rendo conto che, per poter prendere confidenza con questo software, bisogna come prima cosa superare il primo scoglio della gestione a nodi. I nodi sono molto apprezzati in ambiti professionali, ma poco conosciuti dalle innumerevoli e piccole realtà che di solito usano per il compositing After Effects e la gestione a livelli e a precomposizioni. Partiamo questa volta dalle basi e vi vorrei mostrare i due approcci su un semplice progetto. Partiamo quindi da After Effects. In After Effects, come prima cosa, dobbiamo creare una composizione che chiamo Tutorial Livelli. Nella finestra impostiamo anche risoluzione, frame rate e durata. All'interno della composizione inserisco i vari livelli, come in Photoshop. Ok, all'interno della composizione creo con il tasto destro una nuova tinta unita. La chiamo red e la faccio di colore rosso. Ok, e ho creato un solido rosso. Ne faccio uno nuovo, sempre una nuova tinta unita, la chiamo green e vado a cambiare il colore. Effetto, livello impostazione solido e lo faccio verde, quindi 0255, ok, ed è verde. Faccio un terzo livello, nuova tinta unita, questa volta chiamo blu e la faccio blu 0 e 255 su blu, ok, e ho creato tre livelli uno sopra l'altro, blu, verde e rosso. A questo punto faccio una maschera tonda al centro sul livello blu e faccio la stessa maschera anche per gli altri livelli, quindi CTRL-C sulla maschera, CTRL-V e CTRL-V. Quindi ho tre livelli a cerchio, uno rosso, uno verde e uno blu. Sposto quindi i livelli per formare il classico schema di cerchi RGB. Vi faccio notare che in After Effects ogni livello ha dei parametri base che in realtà in Fusion non ci sono, bisogna metterli con un nodo. Questi parametri sono la rotazione, la scala e la posizione. Ok, una cosa del genere. Se li seleziono tutti e tre, posso spostarli in contemporanea, li posso mettere al centro. Adesso non mi rimane che mettere il sistema di moltiplicazione su aggiungi. Ed ecco lo schema classico RGB con i colori primari, i secondari ed il bianco dato dalla somma dei tre valori rosso, verde e blu. Bene, mi voglio complicare la vita. Voglio duplicare questo oggetto tre volte. Per fare questo, il metodo più veloce è quello di fare una precomposizione, che chiamo RGB. Ok, adesso posso scalare il gruppo insieme e posso CTRL-D duplicarlo e duplicarlo una terza volta. CTRL-D e ho i miei tre oggetti separati. Mi voglio complicare la vita ancora di più. Voglio far ruotare questi tre cerchi in contemporanea. Per fare questo, ancora una volta, il metodo più veloce è quello di fare un'altra precomposizione che chiamerò, vediamo un po' di fantasia, ecco che iniziano i problemi, controllo RGB. Adesso questo singolo oggetto lo posso ruotare, porto alla fine la composizione, gli faccio fare due giri e quindi i nostri cerchi RGB ruoteranno. E nella composizione livelli tutorial ruoteranno tutte e tre in contemporanea. Complichiamoci ancora la vita. Voglio considerare questi tre oggetti come uno solo, ma non li posso scalare in questo modo perché scalerebbero tutti quanti dal centro. Quindi, di nuovo, sistema più veloce è quello di fare un'altra precomposizione che chiamerò, vediamo un po', 3RGB e a questo punto posso scalarli e ruotarli. E continueranno a girare tutte e tre allo stesso identico modo. Bene, questo è un piccolo e molto semplice progetto, ma che ha richiesto ben tre precomposizioni. Se voglio modificare l'RGB oppure cambiare per esempio la rotazione, sono costretto a muovermi attraverso le precomposizioni e cercare tra i livelli quello che mi interessa. Proviamo invece a fare la stessa identica cosa con Fusion e vediamo le differenze. Allora, come prima cosa io vi consiglio di partire sempre con un nodo di background. Consideratelo come la composizione, le impostazioni della composizione in un progetto After Effects. Quindi, CTRL barra,
background e ce lo ritroviamo nel nostro spazio di lavoro. Premiamo 1 per visualizzarlo sul monitor 1. Come potete vedere, il nostro progetto è di 1920x1080 a 8 bit, lo facciamo trasparente, e quindi questa sarà la nostra base. Se andiamo a cambiare le impostazioni di questo solido, cambieranno anche le impostazioni della composizione. Quindi l'ultimo nodo regola tutta la composizione. Creiamo un background, lo facciamo rosso, e lo rinominiamo F2, red, ok. Lo visualizziamo con il tasto 1 per vedere anche l'anteprima nel nostro spazio di lavoro. A questo punto Ctrl-C, Ctrl-V, lo facciamo verde, F2, lo chiamiamo green, ok, lo visualizziamo per vedere l'anteprima, e di nuovo Ctrl-C, Ctrl-V, e questa volta lo facciamo blu, F2, blu. Ok. Bene, come si mette un livello sopra un altro in Fusion? Semplice, c'è bisogno di un nodo che si chiama Merge. Il Merge ha due input, uno di background e uno di foreground. Basta collegare il background trasparente all'input background e il rosso all'input foreground per mettere il livello rosso sul livello trasparente che rappresenta la nostra composizione, come abbiamo detto. Quindi abbiamo messo il livello rosso nella nostra composizione. Troppi passaggi? Troppo complicato? Bene, si può fare in maniera molto più rapida. Basta collegare l'uscita del nodo che vogliamo mettere sopra direttamente all'uscita del nodo che vogliamo mettere subito sotto. In questo modo. Quindi ripetiamo l'operazione anche per il blu. E in questo modo avremo messo i tre oggetti uno sull'altro. Quindi avremo il background trasparente, sopra abbiamo messo il rosso, dopo il verde e sopra ancora il blu. Ecco una piccola differenza rispetto ad After Effects. I parametri di rotazione, posizione e scala non li troviamo sull'oggetto, ma in questo caso li troviamo sul merge. Cioè il merge, oltre a mettere un oggetto sopra l'altro, ci permette anche di ruotarlo, di spostarlo e di scalarlo. Creiamo quindi la maschera come in After Effects. Selezioniamo il rosso e con il pulsante rapido subito sotto al monitor selezioniamo il cerchio. Lo regoliamo e, detto fatto, iniziamo subito con una piccola ma importante differenza rispetto alla gestione a livelli. Se io ho la stessa maschera da utilizzare per tre livelli differenti, è inutile che copio questa maschera per tre volte. In una gestione a nodi posso tranquillamente usare la stessa maschera per i tre livelli differenti, in questo modo. E adesso posso spostare i vari livelli. Visualizzo l'ultimo merge in modo da poter vedere tutti e tre i livelli. A questo punto seleziono il merge del rosso e lo sposto, seleziono il merge del blu e lo sposto, più o meno in questa posizione, ed ecco di nuovo i nostri tre cerchi RGB. Sempre nei parametri del merge cambio la moltiplicazione. Ed abbiamo di nuovo i nostri tre cerchi RGB con i colori primari, secondari e il bianco dato dalla somma di tutti e tre. Se voglio adesso muovere contemporaneamente tutti i tre cerchi, basta creare un nodo di trasformazione subito dopo la catena. Posso spostare anche il pivot e a questo punto potrei ruotarlo tutti insieme senza creare nessuna precomposizione. Lo scalo, lo regolo un pochettino e lo ruoto. Benissimo, cerchiamo di andare avanti. Cioè, adesso voglio duplicare per tre volte questi tre cerchi RGB. Per fare questo, per comodità, creo subito un background. Sopra al background ci metto i miei tre cerchi RGB e li duplico semplicemente in questo modo, facendo tre livelli di merge, uno sull'altro, dello stesso identico oggetto. A questo punto lo posso spostare, visualizzo sempre l'ultimo per vederli tutti. Scusate, il mio cane cerca attenzioni. Se adesso andiamo a mettere dei keyframe sulla rotazione del transform, ecco che i nostri tre cerchi gireranno come succedeva in After Effects. Non l'ho fatto prima, quindi imposto la mia composizione a 50 fotogrammi per farla esattamente di 2 secondi e imposto un keyframe sull'angolo di rotazione sul primo fotogramma, sul fotogramma 0, e imposto sull'ultimo fotogramma un 360 gradi per 2 per farli fare esattamente 2 giri.
Se come abbiamo fatto in After Effects, adesso vogliamo considerare questi tre gruppi di cerchi come fosse uno solo per ruotarli e scalarli, non serve altro che fare un ulteriore nodo di trasformazione da mettere subito a fine della catena. Lo visualizzo sul secondo monitor con il tasto 2. Ah, si porta dietro il background, come potete vedere. Ma io voglio avere solo i tre cerchi sopra a uno sfondo trasparente. Quindi scollego il background nero. Posso utilizzare lo stesso background trasparente dell'inizio, quindi basta collegare il background dell'inizio anche su questo secondo gruppo. E se vogliamo mettere tutto sopra a un fondo nero, basta fare un merge con il background nero. Ed ecco che abbiamo riprodotto lo stesso identico progetto di After Effects. Ma vediamo adesso le differenze. Sistemo un po' i nodi per renderli un po' più comprensibili, ma è già tutto molto chiaro, almeno per me, ma spero anche per voi. Senza dovermi muovere attraverso le precomposizioni, posso regolare velocemente, ad esempio, la scala dei tre cerchi RGB, la rotazione e la scala dell'intero gruppo, oppure, ad esempio, dei singoli cerchi. Se voglio cambiare maschera, in After Effects dovrei fare molti passaggi. Qui posso fare una nuova maschera e collegarla al volo agli oggetti background. Ed anche tornare indietro è molto pratico. Comprendere l'albero è molto semplice, anche per chi non ha fatto il progetto. Infatti, basta visualizzare i singoli nodi per capire cosa fanno. Se riuscirete a familiarizzare con questo sistema, riuscirete anche a gestire progetti molto complessi con molti meno sforzi. Inoltre, potrete ottimizzare l'intera composizione e renderla più leggera. Bene, per ora è tutto. A presto da Abu Magazine e da Ermano di Nicola. Ciao ciao!